Oggi il mare è calmo e facilita gli sbarchi. Nelle ultime ore altri 200 migranti sono arrivati a Lampedusa. Le motovedette della Guardia Costiera e della Finanza hanno soccorso 6 barchini che arrivavano dalla Tunisia. 420 nordafricani approdati sull'isola nel giro di poche ore. Il centro di accoglienza di Contrada Imbriacola non ha più posti, sono circa 2.100 gli ospiti. Oggi però sono previsti 1.500 trasferimenti su disposizione della prefettura di Agrigento. Solo ieri a Lampedusa ci sono stati 43 arrivi, 15 barchini di fortuna sono rimasti in balia per ore del mare ingrossato dal vento di Maestrale. Un'onda ha rovesciato una piccola imbarcazione di metallo, in acqua sono finiti in 45. Quattro sono riusciti a salvarsi nuotando verso una barca vicina, poche speranze per gli altri dispersi, 41, tra cui 3 bambini. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla manifestazione mediterranea a Sabaudia, ha evidenziato l'esigenza più che mai urgente di trovare un punto di equilibrio tra accoglienza e sicurezza del paese, facendo riferimento al caso di Rovereto, dove un immigrato ha ucciso una donna di 61 anni per una rapina e un tentativo di violenza sessuale. Sostenere l'integrazione, l'accoglienza in maniera senza limiti, ecco, senza riguardo a quello che è il tema della sostenibilità, poi ci porta prima o poi a confronto con situazioni che in questo caso sono drammaticamente estreme, ma ce ne sono tante altre. Per questo il governo sta studiando un pacchetto sicurezza per settembre con norme che renderanno più veloci le espulsioni dei migranti irregolari, in particolar modo di quelle persone ritenute pericolose, problematiche.